Sam del team Debut 87 e oggi siamo qui con una nuova serie. Siamo qui con Bloodborne. Finalmente, perché serie di disavventure veramente per avere questo gioco. Quindi partiamo. Facciamo tutto, va bene, impostazioni qua, una cosa veloce. Oggi Oh, intanto sì, il sangue creeremo il primo spunto. personaggio. Godiamoci intanto il video. Bene, hai raggiunto il luogo giusto. Yharnam è la sede dell'infusione del sangue. Tu devi solo svelare il suo mistero. Ma da dove può partire chi ignora tutto come te? Calma, quando avrai un po' di sangue di Yharnam. Prima però dovrei siglare un contratto. Quindi adesso dovremo creare il personaggio. Allora, voce incompleta. Nome del personaggio, il mio classico nome, Samanosuke. Che per chi non lo sapesse, faccio proprio una cosa, è il personaggio principale della serie Onimusha. Allora, sesso uomo, età matura. Sì, dai. Origine. Allora, queste sono le classi praticamente, però adesso si chiamano origine. Allora, mite, un'educazione ordinaria, i parametri sono medi. Ok, unico superstite, dispone di grande energia e vigore. Infanzia problematica, una gioventù difficile ti ha reso molto resistente. Passato violento, imprudenze passate ti hanno reso più forte. Professionista, innate doti accademiche e investigative. Esperienza militare, combattuto molto. Ciò ti ha reso forte e abile. Forza 14. Nobile discendi da un'antica famiglia, condividi i confini delle tue origini. Destino crudele, hai affrontato momenti duri che ti hanno dato forza. E spreco d'ossigeno, non hai alcun talento, la tua nascita è stata vana. Questo qua praticamente sarebbe il discriminato, quello con le statistiche base praticamente. Esatto. Vediamo. Vitalità, forza troppo elevata. Unico superstite, tinta del sangue 7. Ma direi che prendo esperienza militare, sì, dai. Vediamo, resistenza 10. 11. Ma unico superstite, dai, mi piace di più. Aspetto. Età. Allora, appunto, queste qua sono le origini, che sarebbero le vecchie classi di guerriero, mago, chierico e così dei vecchi souls, diciamo. Allora, fisico. Facciamo una via di mezzo, dai, un robusto. Allora, regolazione, colore di pelle. No, anche qua. Una via di mezzo abbastanza chiaro. Colore della pelle va bene. Dettagli volto. Capelli barba. Facciamo una cosa abbastanza veloce. Vediamo. Col codino. No, creerò uno se c'è stile manga. No, così da emo. Sì, è bellissima così prova. Vediamo, sì, dai, questo va bene. Colore dei capelli. Direi. Bianchi. Sì, praticamente i miei personaggi dei Souls sono tutti uguali. In tutti i giochi. Le sopracciglia, anche questo, tutti bianchi. Faccio sempre con i capelli bianchi. Beh, comunque
introduciamo un po' questo gioco senza parlare troppo della personalizzazione, che credo importa ben poco e ve la godrete se giocherete a questo titolo. Allora, intanto è un'esclusiva PlayStation 4, in quanto praticamente erede spirituale di Demon's Souls, come appunto questo titolo era esclusiva PlayStation. E che dire, allora, hanno intanto tolto gli scudi, da quanto si sa ce n'è solo uno e non serve a niente praticamente, perché appunto è stato creato apposta per essere un gioco di schivata e velocità attacco praticamente, cioè tutto schivare e attacco, non vogliono più che la gente si metta sulla difensiva praticamente. E perfetto, mi piace. Ah, gli occhiali, vediamo gli occhiali che hanno aggiunto, questi occhiali che hanno aggiunto, gli occhiali. No, ma dopo non si vedono più gli occhi rossi. Beh, questi qua sono particolari, mi piacciono. Sì, dai. Oh no, boh. Beh, sì, appunto, volevano fare una cosa molto più sull'offensiva che sulla difensiva rispetto ai vecchi Souls. Boh, concludi. Ci siamo. Sì, sono dovuto scrivere il contratto. Allora, tanto hanno rilasciato già una patch da 3 giga per aggiungere l'online e diverse migliorie per i bug, che per diversi bug che c'erano. In più ne devono rilasciare un'altra per diminuire i tempi di caricamento, che si dicono si assestino sui 40 secondi più o meno quando si muore. Spero di no, ma vedendo questo bel primo caricamento direi che c'è qualche fix da fare. Allora, io ho giocato, se avete seguito qualche video sul canale, ho giocato tutti i Souls e quindi bene o male sono dinamiche. Tutto firmato e regolare. Dopo il discorso finiamo il filmato. Ora diamo inizio alla trasfusione. Oh, non devi temere. Qualunque cosa accada, forse ti sembrerà soltanto un incubo. Questo personaggio, interrompo un attimo finché non parla, e mi ricorda moltissimo la Maiden in Black di Demon's Souls, perché ha queste bende sugli occhi come appunto questo personaggio di Demon's Souls, che se avete giocato sicuramente saprete chi è, se no vi dico, è colei che vi faceva aumentare di livello e vi faceva incontrare il boss finale, senza spoilerarvi niente, dico solo questa. Non so, siccome avevo sentito che ci sarebbero stati rimandi a appunto a Demon's Souls e forse anche qualche vecchio Souls di due Dark, non so se questo personaggio compare appunto con qualche legame con la ragazza in nero, la fanciulla in nero, scusate. E vedremo. Innanzitutto potete vedere quanto è diventato più sanguinolento, tutto questo sangue non si è mai visto in tre Souls, e sono contento perché comunque aggiunge un po' di diversità al gioco rispetto all'abbastanza cartonato che era. Guarda che belli, mi piacciono veramente. Questi dovrebbero essere i messaggeri, che appunto se i messaggi che lasciano gli altri giocatori compaiono queste... Vedo che abbiamo un cacciatore. Queste creature che reggono una pergamena, da quel poco che si era visto dei trailer e gameplay. Bene, il nostro viaggio inizia da ora. Allora, vediamo un attimo i tasti, vabbè. Con X immagino che si fanno esatto questo. Cerca sangue smonto per scendere la caccia. Cerchio, hanno aggiunto questo. Ah, ok, questo. E la schivata indietro è questa. Con triangolo si dovrebbero usare gli oggetti di cura e quadrato invece gli oggetti di lancio, perché adesso hanno aggiunto due tasti, cioè praticamente invece di usare sempre lo stesso tasto che la gente usava sempre, le fiaschette Estus, hanno cambiato, hanno messo oggetti, il tasto per la cura e il tasto per gli altri oggetti. Attacco leggero,
attacco pesante. Questo sarebbe L2, che praticamente sarebbe la... Boh, per adesso è un attacco, ma dopo useremo la pistola. Questi qua sono quello che dicevo prima, i messaggeri. Aumentato, non mi interessa. Con L1 si passa da... si trasforma l'arma, perché adesso c'è... le armi si trasformano, non si potranno più mettere a due mani, praticamente, o forse solo certe armi, ma si trasformeranno. Questo, da quello che so, non bisogna neanche batterlo, cioè bisognerebbe perdere. Vediamo, tanto di... Allora, inizio già... Questo qua era appunto fatto per morire, perché no, gli avremmo tolto poco niente. E se nel caso fossimo riusciti a batterlo, iniziavi il gioco con... cioè senza armi. Dovevi morire, la prima volta che morivi entravi in questo posto che vedremo adesso, che si chiama il sogno del cacciatore. Perché noi praticamente siamo giunti in questa città, Yharnam, per cacciare i mostri. Praticamente la città è stata infettata da una malattia che ha trasformato la popolazione in bestie, più appunto il grado di malattia avanzata, più diventano con sembianze di bestie gli umani. Questa malattia, oltre che gli esseri umani, ha colpito anche gli animali. Infatti troveremo cani mutati, anche gli uccelli, se non sbaglio, comunque bestie di vario genere. Questo praticamente è il nexus di Demon Souls, da qua accederemo a tutti i livelli. Quindi direi di intanto prendere le nostre prime armi. Allora, questi sono i messaggeri che ci offrono un'arma speciale. Allora, abbiamo la mannaia dentata, arma diciamo tipo la spada, dunque con un buon attacco, una velocità nella media e basta, più o meno queste qua sono le statistiche. Abbiamo l'arma pesante, con però una molto lenta e però un elevato grado di attacco, o il bastone filettato, che ha un'alta velocità di attacco però ha una ridotta statistica di attacco. Allora, io direi la mannaia dentata, anche se non mi piace per niente, poiché il bastone si trasforma in una frusta, perché ho visto, oggi abbiamo fatto un breve gameplay a casa di Iron Kid per testare il gioco senza registrarlo, abbiamo solo un attimo guardato il gioco e ho visto che lui ha preso questo. Non mi piace, troppo debole l'attacco, dunque direi sto più su questa. Dopo lo equipaggiamo. Qua adesso si sceglie, al posto degli scudi abbiamo o la pistola o il fucile. Anche qua scelgo la pistola perché è più veloce. Queste qua servono per interrompere le combo degli avversari o addirittura fare le parry, praticamente quelle che erano le parry nei vecchi Souls. E qua ci danno il taccuino, ottimo. Direi di avviarci nel primo mondo. Yharnam, stiamo arrivando. Adesso dovremo ritornare dove c'era la bestia che ci ha ucciso. E adesso torniamo armati, quindi dovremo batterla rispetto a mani nude. Vediamo. Allora, questo primo episodio sarà abbastanza breve, cioè comunque cercherò di fare una mezz'oretta più o meno per introdurre il gioco. Dopo si partirà con la serie vera e propria. E più o meno credo di metterla o un video al giorno o un giorno sì, un giorno no. Dipende dalla mia connessione, che è abbastanza scadente, quindi faccio quello che posso. Allora, equipaggiamo la mannaia e la pistola. Allora, quello che vi dicevo prima della trasformazione. Vedete? Si allunga, abbiamo moveset così. Questo è l'attacco pesante, o così, ha un ampio raggio. Per intanto la useremo così. Devo imparare a usare anche la pistola, perché sono abituato ad andare in giro con
con lo scudo, dunque devo abituarmi. Diciamo che ho peschiato parecchio. Ecco, le fiasche Testus sono state rimpiazzate da queste fiale di sangue, perché è tutto appunto incentrato sul sangue. E qua cos'è? È morta gente, vabbè. È tutto incentrato sul sangue, sul trovare una cura per questa malattia. Noi credo, uccidendo i boss, troveremo delle cose che ci potenziano, delle sangue che ci potenzia. Intanto la nostra missione è trovare questo sangue smunto. Allora qua mi sa che c'è uno shortcut che apriremo esatto dopo. Intanto andiamo qua. Dio, le porte del test. Chi ha visto Hunter x Hunter mi capirà. Sono porte pesantissime. In qualsiasi Souls sembra che pesano milioni di chili. Spettacolare, veramente. Questa architettura gotica mi piace, vittoriana. Ho già visto un nemico, vediamo di non farci già uccidere. Allora, praticamente, se il nemico ci attacca e ci ferisce, stavolta, appunto perché non ci sono oggetti difensivi, anche perché le armature non ci saranno, solo delle vesti praticamente, quindi ci sarà molto meno difesa. Per se il nemico ci ferisce abbiamo un tot di tempo molto breve per recuperare la vita se lo attacchiamo in tempo. Infatti la barra non andrà giù subito, ma se noi lo attacchiamo possiamo recuperare quella vita che abbiamo perso. Se ne ho l'occasione cerco di non farlo, perché uno colpi subisco meglio. Molotov. Queste sono le bombe dei vecchi Souls, bombe nere, bombe normali comunque. Allora, ho attivato la modalità online, spero di non ricevere già invasioni, perché sarebbe un brutto modo di iniziare. Allora, i falò sono stati rimpiazzati, e sentite che begli urli, chissà da dove veniva, sono stati rimpiazzati da queste lanterne. Da quello che so, allora questa tipo di ok, allora se moriamo ritorneremo qua, se invece ci sediamo torniamo a dove eravamo prima, al cimitero. Quando vedete queste lampade qua vicino alle case, vuol dire che probabilmente c'è un NPC con cui potete interagire. Infatti vedete, parla. Ah, tu devi essere un cacciatore e direi che non sei di queste parti. Io sono Gilbert, vengo da fuori come te. Di sicuro non ti sarai annoiato. Yharnam sa come trattenere gli ospiti. Visto. Beh, non credo che riuscirei ad alzarmi, anche volendo. Però voglio aiutarti se c'è qualcosa che può essere fatto. Questa città è maledetta. Non tutto ciò che potrai ottenere in questo luogo ti porterà più male che bene. Allora, praticamente, appunto dicevo, questa città è stata maledetta da questa malattia e noi siamo dei cacciatori, e ce ne troviamo diversi per la città, che danno la caccia a queste bestie infettate. La gente che è rimasta invece ancora viva, non è stata infettata, e però non sono dei cacciatori, restano rintanati in casa. Sangue smunto, dici? Mai sentito. Però se il sangue è interessato, dovresti andare alla chiesa della cura. La chiesa controlla i rituali dell'infusione del sangue e tutte le varietà del medesimo. Oltre la vallata, a est di Yharnam, si trova il quartiere della chiesa della cura, conosciuto come Cathedral Ward. Nel cuore di Cathedral Ward si trova la grande, antica cattedrale, il luogo dove scorca il sangue speciale della chiesa della cura. O così dicono. Beh, vecchio, gli abitanti di Yharnam non vedono di buon occhio gli stranieri. Solitamente non ti lascerebbero neppure avvicinare, ma
Questa è una notte di caccia. Potrebbe essere la tua occasione. Ottimo. Allora, se avete giocato o comunque seguito i vecchi Souls da Sir Sabaku, Sabaku no Maiku, grandissimo youtuber che è appassionato di questi capolavori, saprete che hanno introdotto questa novità del doppiaggio in italiano. Devo dire che sembra fatto abbastanza bene, per fortuna, perché sennò avrebbe rovinato solo il gioco. Proseguiamo con cautela. Ciottolo. Questi dovrebbero servire per distrarre i nemici, se non sbaglio. Beh, vecchio, che cattiveria. Cioè. Ottimo, ottimo, sotto. Beh, esploriamo un po' tutto. Vedi, spettro. Eccoli qua. Proviamo l'attacco in salto. Proviamo anche la pistola, vediamo come funziona. Dai, attaccami però. No, devo imparare. Vedete, è calata un po' la vita. Allora, adesso io equipaggerei i ciottoli. Dov'è? Ciottoli. E proviamo a usarli anche per attirare uno di quei bravi ragazzi. Cerchiamo di non attirarli tutti perché potrei... fottermi, esatto. Ecco, questo doveva essere molto pensato, ma non mi è riuscito molto bene. Qua dove siamo? Si capisce una Eva. Oggetto, oggetto, oggetto. Molotov. Ecco, qua c'è un altro NPC, mi sa. Usiamo, tu sei quel forestiero? Beh, mi spiace, non voglio avere nulla a che fare con te. Ma siete tutti gentili. Vattene, per favore. Baccadino. Beh, comunque andiamo avanti. Allora, per adesso si sa ben poco di tutto. Oh, c'è un altro NPC anche qua. Usiamo tutte le cose. Chi vuoi che apra la porta? Ora vattene. Vacca di uno più simpatico che quell'altro. Eccoli, eccoli. Cioè, sì, stavo dicendo, si sa ben poco della storia di questo gioco. A parte appunto questa malattia e... Un attimo, scusate, sono un po' preso da questi nemici perché... Il nuovo sistema di combattimento mi ci devo abituare, non è che mi piace più di tanto. Però vabbè, dato che abbiamo iniziato questa serie, andiamo avanti. Oh, ovviamente avevo visto. Cioè, più che altro non mi piace il fatto di non essere protetto da uno scudo. Ero troppo abituato. Beh, questo, per chi gioca la serie Souls, è un trappolozzo da chilo, infatti, guarda che bello lì. Tu vai lì, prendi l'oggetto e ti attacca. Ottimo. Beh, dai, vecchio, che devi ci cascassi. Allora, sì, questa ambientazione mi piace molto. Veramente molto spettrale. Sembra quasi che stia andando in fiamme tutta la città. Ma che ospitalità, così che sono state le ospiti. Come vedete, anche ci sono veramente tanti nemici. Anche questa novità è introdotta in questo Bloodborne, perché i nemici ce n'erano anche nei Souls, ma mai così tanti. E cioè, guardate, non ho mai visto così tanti in una volta sola. Quindi infatti è molto più strategico, cioè non è che puoi andare giù e incominciare a ammazzare la gente.
qua devi un attimo studiartela, per questo hanno messo anche i ciottoli per attirare i nemici. Ed essendo tutto... beh, questo è stato... non mi piace. Ok, ho rimediato. Allora, io direi di tenerci più fiale possibile per il primo boss che sicuramente incontreremo fra poco. Perché non c'è Souls senza un boss dopo 5 secondi di gioco. Beh, questo non gli fai un backstab neanche se vuoi, mi sa. Infatti che non ho idea di come si faccia. Allora, vediamo come fare. Ma chi è che bussa? Chi è quel mona che sbatte le porte? Troppa gente. Direi di fare il giro. Beh, e comunque nelle prossime puntate che ci saranno, ecco, sono proprio stupido, e fatemi pure sapere critiche, consigli su come magari procedere, e o anche di cosa parlare, se ho sbagliato. Perché comunque posso anche parlare di cose che mi potete chiedere se avete dubbi su magari qualche rimando ai vecchi Souls, senza magari fare spoiler, perché sto appunto cercando di stare il più lontano possibile dalle notizie di questo gioco per non spoilerarmi niente. Già oggi, giocando a casa di Iron Kid, mi sono spoilerato non tantissimo, perché è tutta roba che avevo già visto nella demo. Non avevo provato la demo, ma tra i filmati che si vedevano su internet. Allora, vediamo di fare una cosa furba. No, proprio furba non conta questo. Furba neanche un pochino. Ma io... beh, è stato proprio furbissimo. Mi chiamano la furbizia fatta persona. Ma che cosa è morta che mi uccidono? Non male che avevo detto di non sprecare fiale, non sprecate 6 in un colpo solo, ottimo. Sì, lasciate perdere la mia scarsezza. Nei Souls sono abituato a tutt'altro. Infatti non so perché sono andato alla carica così. Però vabbè, ci sta. Bisogna sperimentare. E dato che bisogna sperimentare, voglio usare questa modalità, vediamo. Ah, il lock fa schifo come in tutti i Souls, veramente. È qualcosa di osceno. Cioè, no, non puoi neanche attaccarlo normalmente. Comunque, cosa dire di questo gioco che non ho già detto, vediamo. Allora, il doppiaggio, abbiamo detto che è una novità, il doppiaggio in italiano, ben gradita, perché comunque in un gioco del genere che è così movimentato, avere la lingua italiana e dunque poter sentire e non leggere i sottotitoli è veramente ben gradita, perché è troppo movimentato per stare lì a leggere i sottotitoli mentre magari ti stanno attaccando. Non mi piace, come ho già detto, il sistema introdotto di troppo offensivo, o forse comunque bisogna che mi ci abitui. Dicono che sia... c'è chi dice che è più semplice, chi dice che è più difficile. A me sembra molto più difficile, veramente. Spero non troppo, perché se battiamo i cosi di Demon Souls sono fottuto, ma tanto anche. Ho sbagliato. Se battiamo Demon Souls per via di difficoltà, addio, abbandono la serie qui. E
comunque hanno introdotto molte cose, cioè il fatto di sti NPC legati dentro alle case praticamente, cioè rinchiusi per paura delle bestie. Questa è una cosa molto bella, cioè ti fa capire che è una vera città, che non è un regno abbandonato, cioè è ancora abbastanza viva per quanto sia infettata, cioè ci sono queste persone che vanno a caccia, che sono mezze trasformate. Infatti vedete, questi sono roghi delle bestie, quelli lì sono cacciatori che però non sono molto ospitali, cioè non sembra che vogliano il nostro aiuto. E, o forse sono addirittura ancora anche loro infetti, perché vediamo, vedete che non sono, cioè sono un po' trasformati, sono tipo mezzi zombie. E qua sembra è stata tirata via la non morte, ossia il passaggio da quando muori di diventare un non morto. Credo che quando muori avanza lo stato di malattia. Non so se a un certo punto ci vuole una cura oppure cioè non succede niente, puoi morire quante volte vuoi. Non lo so, lo vedremo andando avanti nel gioco. Beh, questo spero che non sfonda la porta, perché se va butta il bello grosso e non ho voglia di affrontarlo. E le anime appunto sono state rimpiazzate da questi echi del sangue, e che appunto ci serviranno per livellare, immagino. Questi credo che servono invece per aumentare le statistiche delle armi, quelle che nei vecchi Souls erano i frammenti di titanite o chi per essi, perché in Demon Souls c'era un altro tipo ancora. Perché quando c'è troppa roba da distruggere c'è sempre qualcosa da mettere qua. E infatti mi sa che abbiamo trovato uno shortcut. Andiamo, buttiamoci a capofitto. Mostri nella gabbia e no grazie. Meglio evitare di farsi sopraffare, perché secondo me mi si aprono le gabbie di nuovo. Oddio santissimo, sono veramente scarso. Vediamo qua dove si va. Qua c'è un oggetto. Ah, mi sa che qua si scende. Sarà un posto che ci arriveremo dopo probabilmente. Qua cosa c'è? Utei. Qua, scale. Non c'è niente, apriamo la porta. Ecco, questa sezione è anche all'interno. Queste non c'erano nei risorse. Tu sei proprio nascosta nell'ombra, proprio non ti si vedeva. Altro trappolozzo. Quando ci sono gli oggetti così visibili, il trappolozzo, infatti tu sei un nemico, secondo me. Porca puttana, mi aprivi il culo con quella. Se mi sparavi con quella roba lì. C'è un oggetto qua. Quando la caccia ha avuto inizio, la chiesa del cura ci ha abbandonato, bloccando sul grande ponte verso Cathedral World, mentre Old Yarnum veniva ridotto in cena in quella notte dormito dalla nuvola. Poetico. Guarda quante lanterne ha, è una macchina. Beh, direi che fra poco concludo anche l'episodio, perché più o meno credo di voler rifarli, appunto come ho detto prima, su una mezz'oretta, per non pensare troppo sulla mia connessione. Ma cosa hai fatto per non colpirmi, insomma? Perché non ti ho minimamente visto. Non so dove sto andando. Porticina. Oh, siamo tornati qua. Bellissima cosa. Vabbè, allora proseguiamo di qua. Anzi, direi che concludo l'episodio andando dal boss. Sto cazzo. Vado a livellare. Ho 2000 anime. 2000 anime non le spreco così. Prima vado a livellare, dopo andiamo a vedere il boss. Sì, sì. Vediamo i bei caricamenti, se era solo un caso. No dai, a parte gli scherzi. Voglio veramente qualche consiglio, perché
se no andare avanti così diventa abbastanza monotono e non vorrei annoiare troppo. Tu sei? No, trova. Vabbè. Per livellare. Ah, no, mi sa che era l'automa. Se non ricordo male eri tu. E perché non ti svegli? Vabbè, andiamo a vedere cosa dice il telequadro. Ah, tu devi essere il nuovo cacciatore. Sono io. Ah, benvenuto nel sogno del cacciatore. Ora questa è la tua casa. Una casetta. E di sicuro ora provi confusione. Vai là fuori e abbatti qualche belva. Sai, è questo ciò che fanno i cacciatori. No. Pensavo... Un tempo, un'officina. Non puoi usare anche la... Grazie. Pensavo che i cacciatori andessero a pesca. Perché non posso usare l'automa? Devo livellare, ragazzi. Ottieni oggetti. Cosa mi dai? Va, non c'ho voglia adesso di prendere un'armatura. Devo livellare. Beh, aspetta, ottieni oggetto però. Facciamo così. Prendiamoci queste. Anche se mi era stato consigliato di prendere molto. Vabbè. Beh, 10 molotov sono più che sufficiente. Beh, queste hanno due. No, ho sbagliato, scusa, due delle molotov. E... no, voglio usare... ma il menu non esiste, vabbè, il menu non esiste. Okay. Niente, non li vediamo. Andiamo a uccidere quello schifo di bestia. Piano alla centrale. Beh, sì, stavo dicendo che datemi consigli perché magari avete qualche curiosità, qualche dubbio, qualsiasi cosa di cui parlare. Posso anche parlare, non parlare del gioco, ma parlare di qualcos'altro. Cioè magari di qualche notizia che avete sentito, qualsiasi cosa, in modo da dare un po' di interesse per questa serie, perché sennò... andare avanti a dire che bel paesaggio o che sto nemico mi sta ammazzando, cioè diventa, capite che anche voi, che diventerebbe troppo noioso. Quindi adesso direi di fare una prova con il boss e aspetta, vediamo. Sì, mi è piaciuto le molotov, ottimo. Vediamo cosa si riesce a fare. Questa città è finita. Sì, bravo. Sì, come vi dico, cioè sto andando abbastanza spedito perché so già dove andare. Perché questo livello l'abbiamo fatto prima. E l'ho visto 3000 volte nei trailer. Il massimo dello spoiler che ho avuto. Sì, magari se arrivi a qualcuno. Questo è il chierico Belba, come potete ben vedere. Io vi dico, mi ricorda molto Manus del primo Souls. Beh, faccio molti danni anche io. No, aspetta che non ricordo più. Beh, sono bravo. Telecamera va fondo. La telecamera nei Souls è lo schifo, sapete cosa vuol dire lo schifo? Cioè... ecco, questo è quello che dipende, se lo vedete. No, non cazzo. Sto dando prove di tutta la mia scarsezza. Sono veramente contento. Incantato, devo imparare a fare quella merda di perle.
Sì, ma se schivi come un deficiente. Perché c'è il boss gigante. Non riesce a reggere. Dico schivata. Ma se ci vai davanti, guarda. Colpi a salve. Sapete che no, capite proprio, sono un set. Vediamo un po'. Dai. Ok, quello che ho capito che non è lo stesso. Mai faccio prendere della fretta quando si è fatto per te. Ma è il momento in cui ti uccido. Recuperiamo un po' di vita. Ragazzi, vediamo se riusciamo a aprire il menu. Eccolo lì. Ragazzi, per questa puntata è tutta. Fatemi sapere con un like se vi è piaciuta la puntata. Commentate appunto per suggerimenti su cosa parlare. Qualsiasi cosa che volete. Per me non fa differenza.
posso parlare di come è nato il canale, di notizie legate al mondo videoludico, di cosa ne penso magari di qualche gioco, se l'ho giocato, anche perché bene o male io possiedo un po' tutte le console, a parte quelle Nintendo, che possiedo solo i Game Boy vecchi e non seguo più di tanto perché non ho avuto l'occasione di prenderle, perché preferisco la PlayStation, l'Xbox, il PC. Comunque ci sono molti giochi che prenderei sulla Nintendo, non odiatemi perché non ce l'ho, ma comunque ci giocherei. Niente, fatemi sapere allora e alla prossima puntata. Ciao.